Non c'è stato scampo per Alessandro Nanni, 39 anni, originario di Monte San Savino, residente ad Arezzo, in zona Marchionna. L'ennesima tragedia della strada è avvenuta a Corsalone, frazione del comune di Chiusi della Verna, Casentino, lungo la regionale 71. Lo schianto frontale, violentissimo, tra le due auto è avvenuto alle 3.45 circa del mattino. Alessandro era seduto sul lato passeggero di una Seat Leon guidata da una 21enne di Rassina. Procedevano verso Arezzo. L'altra auto, un Audi A6 con all'interno un uomo di 50 anni e la figlia di 18 di Poppi, arrivavano in senso opposto. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco del distaccamento di Bibbiena, con un mezzo e 5 uomini, hanno lavorato a lungo per liberare le persone incastrate tra le lamiere e consegnarle alle cure dei sanitari del 118. La 21enne di Rassina è stata portata a Siena in ambulanza in codice rosso e il 50enne e la figlia, trasportati con il Pegaso in codice rosso a Careggi. Per Alessandro, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Era titolare assieme al fratello di una ditta specializzata nella produzione di segnaletica stradale a Monte San Savino, dove era molto conosciuto. La salma è stata trasferita nella camera mortuaria dell'ospedale del Casentino a Bibbiena.